Buongiorno e buon caffè. Un treno deraglia, tre persone muoiono e la morte irrompe improvvisamente ovunque ti trovi. La rete si indigna, dicono i giornali. La scritta più frequente, il claim più frequente è: non è giusto morire andando a lavorare. E questa è una domanda che ci pone tantissimi interrogativi. Per questo ci fermiamo un attimo, perché c'è da ragionare su questa frase. È forse giusto morire andando a lavorare non per un incidente ferroviario, ma perché a un incrocio qualcuno non rispetta un segnale? O vieni travolto mentre stai andando a scuola? È giusto morire mentre torni da una partita a calcio? È giusto morire mentre sei andato a fare la spesa, sempre per un incidente? Allora forse è giusto morire per una malattia? È giusto morire per un suicidio? È giusto morire per un avvelenamento? È giusto morire mentre sei tranquillo nel tuo letto? È giusto morire mentre sei in autostrada? La domanda vera è giusto morire? Che cosa è giusto e che cos'è morire? Non sono domande che così potrebbero sembrare capziose, un modo per eludere il tema. Sono le domande che stanno al centro della nostra vita. Perché alla fine, dentro questa domanda della rete che si indigna, di fatto c'è l'incapacità umana di comprendere la morte, di comprendere che c'è un momento in cui tutto finisce, di capire che c'è una fatalità, un destino che non è controllabile dall'uomo. Noi non possiamo controllare tutto e questo ci dispiace terribilmente. Dentro questa morte così improvvisa, sbattuta sul tappeto, nel momento in cui stai andando a lavorare, nel momento in cui tutto sembra così normale, ci fa capire che c'è una normalità che stiamo ricercando che forse è al di là di noi. E allora questa domanda sul è giusto morire è una domanda su che cos'è giusto vivere, che cos'è la vita, che cos'è il senso di tutto. Forse dovremmo ripartire da lì per cominciare a comprendere quando sia giusto, quando sia morire, quando sia comprensibile, perché giusto non lo sarà mai, finire una vita. Buongiorno e buon caffè.